È una manifestazione unica nel suo genere, perché si svolge in una città in cui l'antica Roma si trova allo stato latente sotto la superficie dello strato moderno. Basta un colpo di piccone per far tornare alla luce statue, iscrizioni, mosaici, strutture di antiche domus. E per 4 giorni queste testimonianze rifioriranno con rievocazioni che riporteranno la città indietro di 2000 anni all'epoca dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto e dell'architetto Vitruvio, a cui si devono le mura ancora esistenti, in cui è incastonata una porta dall'aspetto di arco di trionfo, e la mitica basilica, oggetto di ricerca da tutti gli archeologi. 4 giorni in cui i cittadini indosseranno le antiche tuniche, saranno spettatori e protagonisti di antiche cerimonie e riscopriranno la grandezza, ma anche le crudeltà dell'antica Roma. Tutto il programma della Fano dei Cesari, organizzata dalla Proloco, è stato presentato nella Sala della Concordia del Comune di Fano. La Fano di Cesare era già ben avviata nella sua organizzazione e approfitto per ringraziare tutti quanti si sono adoperati anche in queste settimane di cambio di amministrazione per fare il programma e per darci la possibilità di incidere laddove potevamo farlo in questi giorni, ovvero nella comunicazione del programma. Abbiamo deciso di mandarlo in tutte le case proprio anche per dare riconoscimento al lavoro di chi in queste settimane si è impegnato e per invitare tutta la popolazione, la città a partecipare a questa manifestazione nelle giornate del programma. La Fano di Cesare è una manifestazione molto sentita, è uno dei grandi eventi della città, sicuramente dal prossimo anno subirà anche qualche cambiamento in positivo, sfruttando anche i consigli di quartiere che saranno creati nei prossimi mesi, ma è ancora una manifestazione anche con questa formula molto sentita, quindi l'appello è a tutti i nostri concittadini di partecipare perché il programma è molto ricco, molto bello anche con molte novità e quindi di ritrovarci tutti nelle giornate indicate dal programma al Pincio in centro storico. In questi giorni siamo già ampiamente operativi perché allestire il Pincio non sarà sicuramente facile, già da mercoledì incominceremo a prepararla con sabbia, con le tribune e quant'altro, in maniera tale che giovedì, quando ci sarà l'inaugurazione, sarà tutto pronto per rendere l'ambiente più simile a quello che deve essere appunto la ricostruzione storica romana. 4 giornate di Fano dei Cesari, ebbene i punti salienti del programma? I punti salienti sono sicuramente il giovedì con l'inaugurazione che ci sarà alle ore 21 e dove ci sarà un bellissimo spettacolo davanti all'Arco d'Augusto, poi dopo il venerdì ci saranno la Fano dei Cesarini con le bighette e le super bighette dove daranno la possibilità ai bambini e anche le persone diversamente abili che possono tranquillamente partecipare. Sempre venerdì ci sarà uno spettacolo con i gladiatori subito dopo la Fano dei Cesarini, il sabato invece sarà una giornata un pochettino più piena con uno spettacolo sia da parte della Simachia per quello che riguarda la parte dei Greci, Celti e anche dei Romani, ma soprattutto uno spettacolo molto bello, molto particolare organizzato dalla colonia di Luna Fanesi che chiuderà un po' la giornata del sabato sera. Sempre sabato ci sarà la famosa cena del baccanaglio dove ci saranno tutte le fazioni che animeranno un pochettino la serata e dove peraltro verranno sorteggiate le aurighe per quanto riguarda la gara di domenica, dove appunto domenica ci sarà la grandissima parata con la sfilata di tutte le fazioni, di tutti i gruppi storici, ma soprattutto la conclusione con ormai classica gara delle bighe dove si decreterà la fazione vincente.